Quinta giornata Serie C1, partita impegnativa per la squadra che è fanalino di coda di questo girone, con tre sconfitte contro Buccinasco, Furie Rosse, che invece sta viaggiando. Ve le spiegate in questo inizio di stagione. Pallone recuperato da Lisacchi sulla tre quarti, buono il dribbling, calcia col mancino quasi a botta sicura, a mano aperta Zulli fa un miracolo. Palla dentro, Rapi, Sada si coordina, mette dentro per Lisacchi, che da due passi riesce a correggere in rete nonostante un tocco non perfetto, la palla entra in porta. Tanto spazio per Lisacchi, mandato ancora in velocità, il numero 11 controlla e mette all'angolino, doppietta personale. Morbida, morbida! Traversone morbido sul secondo palo, dove arriva al volo Lorenzo Di Carlo. Palla raccolta da Leone, che non ci pensa due volte, calcia forte con il destro, rasoiata che non va lontano dal secondo palo. Toglie il pallone dalla disponibilità dell'attaccante, siamo dall'altra parte con Borboni che apre il piattone, vola Magnani e allora si lancia la ripartenza del Buccinasco con la palla dentro per Saracino, che va col destro quasi a botta sicura. Zulli ancora a rispondere presente, passato il pallone, opportunità di tiro con il destro, gran gol da parte di Bocchino con la palla che gli arriva dopo il buco da parte della difesa, controllo e poi gran girata, nulla può Magnani. Rapisarda si coordina, altra deviazione, l'ennesima, Antognozzi, vediamo se ci prova anche lui. Destro fortissimo, con un pugno Zulli, va a parare, poi si coordina per la rovesciata Leone. Antognozzi ha tanto spazio per andare, centrale Rapisarda che controlla e calcia con il destro, stampa un super gol. Rapisarda, destro potentissimo, prima la traversa, poi la palla che entra. Gran destro da fuori da parte di Catalano, vola Magnani, poi salvataggio della difesa sulla ribattuta. Saracino col tacco e pallone dentro per l'inserimento da parte di Di Carlo, che aveva fatto partire il contropiede. Mette in ghiaccio la partita e gol del 5-1 al 17esimo. Antognozzi, Rapisarda al limite, va a calciare, anche una deviazione ad aiutarlo. La palla entra nell'angolino. Rapisarda manda in porta Di Carlo che sbatte sul palo, poi Saracino non riesce a trovare il tempo per andare in porta, anche perché Genna arriva a fare un grande intervento a togliere il pallone dalla disponibilità del numero 9. Di Carlo morbido dentro, colpo di testa arrivato da dietro con un gran tempismo d'Angelo. Catalano soffre la pressione del pallone dentro per Saracino, che batte Zulli in uscita, alla fine riesce a iscriversi anche lui al regista dei marcatori, il gol che vale il 7-1 delle Furie Rosse. Di Carlo carica, chiude la partita con un euro gol, si è creato lo spazio, poi destro imprendibile, bacio al palo, 8-1. Non c'è più tempo, vince Buccinasco Furie Rosse che batte 8-1 la squadra, con padroni di casa che comunque non hanno giocato una brutta partita. Con Lorenzo Di Carlo del Buccinasco Furie Rosse è arrivata un'altra importante vittoria, non una partita semplicissima perché siete stati bravi nel primo tempo, poi quei 10 minuti di sofferenza alla fine scacciata via da un ottimo finale. Sono d'accordo, perché comunque siamo partiti forte, però loro hanno preso il primo, hanno preso il secondo, ma erano sempre lì. Fisicamente non hanno mai mollato e quindi ci costringevano comunque a giocare veloce. Abbiamo avuto anche noi un calo fisico e giustamente loro sono stati bravi in quei 10 minuti ad approfittarne, abbiamo rischiato anche di prendere il pareggio per un certo tempo, insomma. La mentalità comunque della squadra, anche la qualità che avete dimostrato, certificano che potete dire alla grande la vostra in questo girone. Sono d'accordo, abbiamo dei personaggi importanti all'interno della squadra, però appunto hai un calo minimo di attenzione e ti giochi tutto, quindi dobbiamo essere bravi su questo. Complimenti, allora in bocca al lupo per il continuo. Grazie, ciao.